testi ed immagini racchiusi in 48 pagine per non dimenticare la storia di Arezzo dall'età più antica al periodo più recente. È stata infatti presentata la nuova edizione della storia della città di Arezzo, dalle origini all'epoca contemporanea, un'iniziativa della Società Storica Aretina e del Corriere di Arezzo in collaborazione con Estra e Coingas. Una mini storia a puntate, come l'abbiamo poi un po' ribattezzata, che ci ha permesso di percorrere i secoli grazie sia agli interventi dei massimi studiosi a livello locale dei vari periodi storici, sia anche a delle stampe che periodicamente poi regalavamo con il nostro quotidiano. Oggi con questo libro si è arrivati all'estrema sintesi di questo progetto e grazie al contributo di Estra e di Coingas siamo riusciti a fare questa pubblicazione che riproduce proprio le pagine uscite sul Corriere d'Arezzo nel 2017. Noi siamo una grande azienda che guarda al futuro ma che è consapevole della grandezza del nostro passato e abbiamo ritenuto opportuno investire su questa iniziativa in collaborazione col Corriere perché è particolarmente originale e assolutamente fruibile anche al grande pubblico, proprio per come è stata sintetizzata, impaginata con, quello stimolo che ci perviene dall'impaginazione di un giornale. La storia contemporanea di Arezzo e provincia, anche Coingas ha avuto il suo spazio, certamente. È stato uno dei primi esempi di aggregazione tra i comuni soci del nostro territorio, determinando una bella opera di sviluppo sia economico che sociale. Quindi da qui il nostro sostegno alla nostra società innanzitutto e all'iniziativa. Il volume, già disponibile sia in libreria che in edicola, è una riedizione ampliata ed aggiornata della prima edizione della primavera 2017. Contiene infatti un ulteriore capitolo che ripercorre le vicende della città dal 1990 ad oggi e una cronologia dei principali eventi della storia aretina. Noi cerchiamo di ovviare i difetti che ci sono stati in passato, ovvero una storia tesa a valorizzare i periodi alti della storia cittadina che aveva il torto di trascurare altri periodi, quindi c'erano dei veri e propri buchi di secoli che impedivano la lettura con continuità e la scoperta di nessi di causa-effetto. Ecco, questa è una delle che fin dal primo momento la Società Storica Aretina ha rivendicato: tutte le epoche sono degne di essere studiate, soprattutto quando si vuole arrivare poi a una storia dalle origini ad oggi.